Buonasera a tutti, come state? Bene, non ho sentito, come state? Oh, che belli che siete, sono molto felice di essere qui in Calabria, la mia terra, la terra dove sono nata, dove ho la mia famiglia, le cose che amo di più. Quindi io ero stata qui qualche giorno fa perché sono venuta a trovare la mia nonna, la mia famiglia, i miei genitori e quindi poter ritornare qui in Calabria lavorando anche è sempre una grande gioia per me. Questa è una serata bellissima, si parlerà di sport, lo sport è vita, valori sani, traguardi, obiettivi, ma è soprattutto un mezzo di crescita per i territori. Attraverso lo sport l'uomo può cambiare in meglio la propria vita perché è direttamente collegato alle emozioni. E quanto è vera questa cosa, quanto è importante lo sport. Anch'io da piccolina ho sempre fatto tantissimo sport e poi con tutto quello che ho fatto nella mia vita mi ha sempre aiutato tantissimo. Quando ho conosciuto il presidente Saladini, io pregherei di fare un grandissimo applauso, mi ha raccontato la visione di questa iniziativa e ho percepito veramente l'amore e soprattutto i progetti da realizzare attraverso il calcio per il suo territorio. E veramente non è così facile, quindi è una cosa veramente importante quello che lui sta facendo. Mi ha sorpreso soprattutto perché è un imprenditore molto giovane, lui vive a Milano, però ha sentito questo desiderio di riscatto per la propria terra e questa è una cosa veramente bella per noi calabresi che poi andiamo fuori a lavorare, però abbiamo voglia di lavorare per questa Calabria, per questo territorio, penso che sia fondamentale. Allora, io vorrei conoscere subito i nostri protagonisti dal cuore giallo-blu e vorrei chiamare subito con i portieri, con parte l'RVM, Alessandro D'Andrea, Emanuele Gentile, Samuel Martino. Ragazzi, ciao! Come state? Nessuno di voi ha un gelato? Siete emozionati? Emozionati? Mi raccomando, dobbiamo parlare tutto, di più, ok? Facciamo una foto di rito, fate un applauso che sono emozionatissimi e in bocca al lupo, ragazzi. Che carini. Adesso invece è il momento dei difensori. Il muro difensivo della Lamezia Terme che avrà il compito di bloccare gli ingressi in area delle squadre avversarie. E io vorrei chiamare qui sul palco Marco Amendola, applauso, Leandro Carubini, Vincenzo Camilleri, Talarico Lorenzo, Ettore Matteo, Vincenzo Miliziano, Vittorio Nocerino, Angelo Ricchichi, Ciro Sirignano, Armando Tibaldi. Questo applauso per voi. Vincenzo. Vincenzo, senti, ma io ho saputo che tu hai indossato la maglia della Juventus. Che emozione si prova? È stata una bellissima esperienza. Certo, fa parte del passato, adesso quest'anno pensiamo a fare una grandissima annata qui a Lamezia. Bene, mi raccomando, siete pronti ragazzi? Sì. Siete prontissimi, Mi raccomando, fatemi fare bella figura pure a me, ok? Grazie, in bocca al lupo. Ciao ragazzi. E dopo aver conosciuto il settore difensivo, invece andiamo a conoscere chi gestisce la regia e il centrocampo, quindi i centrocampisti. Io vorrei Nathan qui ad aiutarmi e vorrei chiamare sul palco Alessandro Bernardi. Alonson, Francesco Corapi, Roberto Ferrara, Antonio Foi, Andrea Gaudio, Mohamed Laribi, Giuseppe Maimone, Francesco Salandria, Salvatore Tringali e Roberto Vitolo. Ciao ragazzi, ben arrivati. Che non è male la musica. Ho preso pure il gelato. Come state? Siete emozionati?
Alessandro, dov'è Alessandro? Eccolo, Alessandro, senti, tu hai trascorso una lunga carriera tra Serie B e Serie C. Com'è andata? Raccontaci un po'. Te l'hanno dato il gelato? Prendo il gelato per te. C'è Angelo dietro le quinte che dorme, Angelo! Come stai, Angelo? Tieni. Allora, Alessandro, raccontami, com'è andata questa esperienza? Sono state esperienze belle perché ho vinto campionati importanti, in piazze importanti come Cosenza, Terni. Adesso sono qua a Lamezia, da Lametino Doc. Quindi cercherò, giochi proprio in casa. Cercherò di portare il più alto possibile questa squadra. È ancora più grande. Grazie. Invece Francesco, passiamo il microfono a Francesco perché volevo chiedergli che anche lui ha avuto tante esperienze collezionando varie promozioni. Ovviamente dovrai ripeterti anche qui. Sì, lo spero tanto. Certo, no? Ovviamente ci impegneremo al massimo per raggiungere questo traguardo. Vedi? La Ribì dov'è? Eccolo! Mi hanno detto che sei il numero 10 per eccellenza. Cosa significa portare questo numero? No, lo sappiamo che è un numero importante. Responsabilità sicuramente, tante. Grande responsabilità. Cerchiamo di ricambiarle in campo, tutti insieme. Bravo, grazie. Grazie a voi. Giuseppe. Giuseppe ha collezionato più di 150 presenze in Serie C. Quindi io penso che tu abbia voglia adesso di ritornare e continuare, no? Sì, questi certo. Grandi successi. La voglia di ritornare c'è e speriamo di farlo tutti insieme quest'anno. Bravo. E poi abbiamo Francesco, che nonostante la tua giovane età, quanti anni hai? 26. 26 e hai maturato già tanta esperienza, che metterai ovviamente a disposizione per il Lamezia. Sì, sicuramente metterò la mia esperienza a disposizione del Lamezia per cercare di raggiungere questo obiettivo che ci siamo prefissati tutti noi insieme. Perfetto, grazie ragazzi, in bocca al lupo allora. Mettetecela tutta. Possiamo fare fuoco come le palio. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Ed ora presentiamo chi avrà il compito di finalizzare il lavoro dei compagni appena usciti, ovvero gli attaccanti. Cominciamo da Franco D'Adalt, Valentina Percon, Alessandro Provazza, Nicola Russo, Enrico Marco Trotta, Francesco Umbaca e Flavio Verso. Ciao ragazzi, benvenuti. Come state? Siete emozionati? Siete pronti? Siete carichi? Franco, parto da te. Tu sei un'ala molto abile nei dribbling e negli assist, quindi sei fondamentale. Sicuramente è il mio modo di giocare, quindi mi metto a disposizione della squadra e speriamo bene per l'obiettivo finale. Bene. È quello di vincere tutti insieme. Bravo. Invece qui tra di voi c'è un argentino. Dov'è Valentino? Ecco qui. Dall'Argentina, qui in Calabria. Hai fatto un lungo viaggio. Un lungo viaggio, sì. E sei pronto? Sì, prontissimo. Prontissimo? Poi la Calabria è una città molto, molto colorosa, una regione molto calorosa che ti dà veramente tanto. Quindi giocati bene questa carta, questa occasione. Sì, aspettiamo di fare la cosa bene. Mi sento benissimo qua. Bene, sono contenta. Ragazzi, grazie. In bocca al lupo, mi raccomando, siete degli attaccanti. In bocca al lupo. Grazie. È bello vedere questa emozione, no? Nei loro occhi. E allo stesso tempo questa grande voglia di iniziare questo campionato. E non vediamo l'ora anche noi. Adesso è il momento di presentare l'area medica. E lo faccio chiamando qui sul palco Emanuele Franzè, il fisioterapista. Un applauso. Diego Tallarico, il massaggiatore. E poi la squadra dei magazzinieri, Giovanni e Francesco Galidonna, Pasquale Raso e Giaimo Calogero.
dico. Ecco questa, questa squadra fondamentale. Come va? Bene, bene. Due paroline. Siete pronti? Prontissimi. Con la speranza di lavorare pochissimo. Esatto, in questo caso è il caso di dirlo. Veramente. E niente, siamo entusiasti di affrontare questa nuova avventura. Speriamo che finisca come ce la immaginiamo, insomma. Mancano due persone, mi dicono, perché stanno lavorando, giusto? Sì, l'altro massaggio d'altro collega, che in questo momento non c'è, Franz, che scusa. Però sta lavorando, è giusto, tra pochi giorni parte il campionato. Bene, grazie, grazie di tutto, in bocca al lupo anche a voi. Adesso è il momento di chiamare lo staff direzionale, quindi vorrei conoscere Angelo Sorace del team manager. Pietro Levi. Okay, mi dicono che c'è un cambiamento, devo presentare prima lo staff tecnico e il mister. Allora, lo chiamerei qui sul palco. Gianluca Caravella, allenatore dei portieri. Giuseppe Talotta, il preparatore atletico. Tony Lio, vice allenatore, buonasera. E poi il mister Alessandro Erra. Eccoli qua. Buonasera. Come va, mister? Bene, grazie, buonasera a tutti. È pronto? Prontissimo. È pronto per questo nuovo progetto? Assolutamente sì. Cosa vuole promettere a questo pubblico? Promettere, innanzitutto voglio ringraziare chi mi dà questa opportunità. Ritorno in una città che mi ha accolto benissimo diversi anni fa, quindi sono anche un po' emozionato, ci ritorno con grande piacere, quindi mi auguro di dare tutto me stesso e regalare grandi soddisfazioni a chi mi ha dato questa opportunità. Grazie. Grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo, veramente. Buonasera. E adesso vorrei chiamare lo staff direzionale, quindi Angelo Sorace, il team manager. Alfonso De Rito, il segretario. Nicola Samele, il collaboratore gestione sportiva. Antonio Mazzeo, il direttore sportivo. Gabriele Martino, il direttore generale. Ben arrivati. Buonasera, ben arrivati, come va? A lei, buonasera a tutti. Come va, come state? Bene. Tutto bene, direttore? Bene, benissimo. Pronti per questa battaglia di... Prontissimi. Lei è un personaggio, tra l'altro, storico del calcio italiano, no? Ovviamente vuole ripetersi anche qui e avere tanti successi con il Lamezia Terme. Sì, effettivamente vorremmo partecipare tutti e poter regalare alla città di Lamezia Terme qualcosa di storico. Permettetemi, oltre che ringraziare tutti i presenti per la partecipazione e l'interesse che state dimostrando, permettetemi di ringraziare a nome di tutti il presidente dell'FC Lamezia Terme. E tutta la società per gli sforzi, credetemi, notevoli che hanno compiuto e che compiono ogni giorno per mettere nelle condizioni tutti, ognuno di noi, di poter lavorare nelle condizioni ideali per poter allestire una compagine che sia forte. Ognuno di loro, dal presidente a tutti gli altri componenti del sodalizio, ci trasferiscono ogni giorno, vi prego di credermi, ogni giorno voglia di lavorare ed obiettivi importanti, e ci trasferiscono altresì l'amore per questa città, che forse
voi lamedini non riuscite ad apprezzare fino in fondo, ma che ha dei valori importanti. Tutti, dall'ultimo dei collaboratori al primo, tutti ci sentiamo coinvolti in questo che noi definiamo progetto grande, cioè dire quello di partecipare ai successi veramente di questa città. Non me ne voglia nessuno, Felice Saladini sta costruendo qualcosa di importante e la città di Lamezia Terme vuole affermarsi e può affermarsi, anzi deve affermarsi nel panorama calcistico nazionale. Ogni giorno ognuno di noi credetemi, lavora tantissimo. Devo dire grazie ad Antonio Mazzei. In poco tempo, assieme all'esperienza del mister e di tutti i suoi collaboratori, in poco tempo sono riusciti ad allestire una squadra forte, una squadra che ha già una propria identità, una propria personalità, un giusto mix tra esperienza ed innovazione. E loro, i ragazzi, i giovani, il più giovane mi pare che sia nato nel 2003, il meno giovane non lo diciamo, se no ancora vi si incavola. Tutti si sentono coinvolti veramente per la città di Lamezia Terme. Cioè dire, questo club che è appena nato si prefigge veramente di portare in alto e in giro per tutta l'Italia il nome della città di Lamezia Terme. Grazie direttore, grazie per queste parole, ma se lei è d'accordo con me a questo punto io vorrei chiamare sul palco il presidente Felice Saladini. Un applauso. E tutta la squadra, tutti qui sul palco ragazzi, venite qui sul palco. Ci sono. Ecco il presidente. Ci sono. Sì, dov'è il presidente? Eccomi. Eccolo il nostro presidente. Un applauso. Hai visto? Innanzitutto complimenti presidente, ti do del tu perché sei veramente troppo giovane, sei pure più giovane di me presidente. Un po' più giovane. Pochino. Un po' più giovane. Non si dice l'età però pochino. Un po' più giovane. No, grazie veramente. Ma anche... intanto grazie a te per aver accettato il nostro invito, questo è un momento importante per noi, guarda un po' qua. Sono molto contenta, e questa deve essere gente, la, un la nostra soddisfazione, io ho... Sono giovane e tra l'altro ancora imprenditore di grande successo, vogliamo dirlo che insomma aver ma portato. Ma non lo diciamo, non ci interessa quello che fa Saladini, lascia perdere. Ma come no, invece lo voglio dire. È quello lui che ancora deve fare Saladini che ci interessa. Lascia stare, quello che ha fatto lascialo perdere. È quello che ancora deve fare Saladini. Saladini è un giovane che ha fatto, per l'amor di Dio, tutto quello che ha fatto. Calabrese, però... che vive anche all'estero, ma che vuole, esatto. Ama la sua terra, come tutti i calabresi amiamo ma la nostra soprattutto... terra. Ma
Eli, io sono ancora giovane e credo nei sogni. Esatto, mai smettere di sognare. Ho realizzato, nella mia vita, ne ho realizzati, seppur giovane, ne ho realizzati già tanti di sogni. La tua famiglia che è stupenda, con tua moglie e i tuoi bambini, è già un sogno stupendo. Esatto, fammelo dire, li ho conosciuti prima. E meno male che stanno lì, che mi stanno dietro, perché... anzi, mi motivano e mi incoraggiano nelle decisioni che prendo. Il sogno, il prossimo sogno è quello per cui voglio lavorare e per cui insieme a tutti loro dobbiamo lavorare e realizzare una Lamezia calcistica che possa solcare palcoscenici importanti. Una Lamezia unita. Unita. Che possa... andare in giro per l'Italia a rappresentare la città su palcoscenici importanti. Questo è il mio sogno e quindi lavorerò e ragazzi, basta polemiche, basta andarsi contro. Facciamo le cose insieme, no? Facciamo le cose per la città e il calcio può essere sicuramente un veicolo importante. Io mi faccio portatore del calcio in giro per l'Italia, per Lamezia. E quindi questo è l'impegno che prendo davanti alla mia città. Grazie Felice, grazie veramente, in bocca al lupo per tutto, non vedo l'ora di seguirvi veramente, di seguire questo verrai campionato. Verrai a vedere qualche partita? Vi verrò a vedere, sono sempre un po' una trottolina in giro per il mondo, ma appena posso arrivo in Calabria perché amo la mia terra, quindi assolutamente sì. E voi ragazzi, mi raccomando, datemi, vi do un attimo le spalle, datemi soddisfazione, non fatemi fare brutta figura, mi raccomando, impegnatevi. Abbiamo tutti obiettivi importanti, ognuno di loro, sì. E c'è bisogno di una mano da parte di tutti, anzi di un piede da parte di tutti. Un piede da parte di tutti. Se volete vi presto anche il mio, non si sa mai, io ero brava a giocare a calcio da bambina. Non lo so. Io direi di fare una foto anche di gruppo, tutti assolutamente sì, assolutamente sì. Voglio, dovete mettere in ufficio questa foto. Io sì, ne approfitterei di questa platea per ricordarvi, se non l'abbiamo già fatto, che domani parte la campagna abbonamenti, quindi già da questi piccoli gesti ci aspettiamo il sostegno della città, quindi domani diamo il via alla campagna abbonamenti. Penso ci sia un video. Vediamo un RVM. O no? È questo il video, questo è il video, a posto. Ecco la foto. Quindi domani parte la campagna abbonamenti. No, state anche dietro, Poi c'è anche un amichevole, venite anche dietro di me, nessun problema. C'è anche un amichevole. E domani alle 18 è la prima amichevole con la regina, siamo riusciti a convincere gli amici della regina a venirci a trovare, saranno nostri ospiti e i ragazzi inizieranno a farci divertire, perché poi io non vedo l'ora, no? di vederli giocare in campo e vedere giocare il Lamezia Terme sul campo della nostra città. L'altro grande appuntamento di oggi è una cosa che non poteva mancare alla presentazione di una squadra, una cosa che non poteva mancare ad una squadra che oggi nasce con tutti questi obiettivi e con tutta questa voglia e entusiasmo di vincere. È l'inno. L'inno. È l'inno. Quindi insieme a voi, insieme a voi farei per la prima volta l'inno del Lamezia Terme. Di abbracciarti forte, sventolare su nel cielo i colori della mia città, di una squadra che ci fa sognare con il giallo blu nel cuore, tutti insieme fa cantare. Dai, dai! Lamezia Terme, un nuovo sole sta nascendo già.
Venezia Terme, giallo su un cielo blu si innalzerà. Forza la Venezia Terme. Città, finalmente uniti verso la vittoria, scriveremo insieme pagine di storia. Forza la Venezia Terme. Meraviglia, questo era l'inno, bellissimo. Non potevo non farteli giallo-blu. Adoro giallo-blu. Non potevo non farteli giallo-blu. Grazie, grazie Presidente, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie per essere venuta. Grazie, Felice. Grazie veramente di cuore a tutti voi. Forza Lamezia Terme, forza Felice, forza ragazzi. E grazie a tutti voi e forza Calabria. Volevo un attimino fare... ringraziare tante persone, ma una in particolare è Don Domenico Ciccione, che ci aveva concesso il piazzale davanti la chiesa qui a fianco, ma purtroppo per motivi ovviamente legati al tema Covid abbiamo dovuto spostare qui, quindi grazie a Don Domenico. Farei un'ultima cosa, la vogliamo risentire mentre scendiamo? Riusciamo, regia, a mettere il nuovo inno mentre scendiamo? Grazie ancora, grazie. Buona serata! Buona serata a tutti voi! Un bacione da parte mia, grazie di cuore, ciao!